stato il mio rammarico più grosso, è stato tutto quello che non sono riuscito a mettere dentro il film. 1 ora e 15 minuti per raccontare la vita di quasi 70 anni, 40 anni di carriera, 40 più, anzi 50 anni di carriera, 150 film, il teatro, la rivista, la musica, 3 mogli, 4 figli e via via. È chiaro che è più la roba che è rimasta nel cassetto e ogni tanto dicevo, ma cacchio, come faccio a non mettere questa cosa? Allora andavo a riprendere il pezzo che avevo tagliato, ma rimettevo e cercavo un altro minuto per tagliare l'altro. Quindi non lo posso sbagliare questa cosa. Insomma, il lavoro è stato difficile, è stato quello veramente della selezione. Ho capito qual è il mestiere dello scrittore, fino a trovare. Ecco, in questo caso un personaggio come papà, trovare un'essenza, trovare, diciamo così, il taglio di Fontana, di cui adorava tra l'altro, è difficile perché non è un taglio. Fatto per caso. No, insomma, è un personaggio complesso. Mi sono divertito proprio appunto rievocando a rimettere in ordine anche i miei sentimenti, anche i miei giudizi, il mio giudizio su un attore, il mio giudizio su lui come padre, come marito. Lui aveva un sacco di, come dire, diciamo che tendeva a non riconoscermi, un po' lo faceva per sport, nel senso che funzionava anche a me. Mi raccontava una storia dove sei vincente. Un po' lo faceva perché ci credeva veramente, si sentiva inadempiente, ma in realtà io lo definisco scherzando un padre di salvataggio, ma era molto di più di questo. Poi, come dire, non è un caso se avevo definito anche un ugoista, un ugocentrico, perché era così, perché mi diceva io. Per farvi stare bene, devo stare bene per primo io, e quindi diciamo così, non si negava niente. Non ci siamo confrontati, mia sorella è fatta così, mia sorella fa tutto senza confrontarsi con nessuno. Io ho scoperto che mia sorella stava per buttare la regia praticamente il giorno prima della comunicazione. Dico, ma come ti fai finire come regista? Ma fammi leggere la sceneggiatura, magari. No, mi vergogno, preferisco di no, per cui lei proprio per carattere. Io un po' per imbarazzo, perché mi sono ritrovato in questo caso, tu dici, come è stato vivere con un genio? Beh, vivere nel cono d'ombra di un monumento come papà non è facile. Certo, c'è anche tanta ombra, che è bella, cioè, a me l'estate mi piace quello che però detto questo è una responsabilità. Ecco, il collo d'ombra creato dal documentario di Maria Sole è stato per me molto forte, cioè ho vissuto col suo documentario perché dovevo fare la storia della stessa persona, figlio della regista in un caso, del regista dell'altro, che aveva fatto gli stessi film, stesso materiale a disposizione, che poi quando stringi vai a vedere quello che ti danno dagli archivi o dalle cose, che sono spesso volete gli stessi film, perché molti non si sa più chi sono, che sono falliti, eccetera. Quindi è stato complicato. Mi sono fatto guidare, ho navigato a vista molto, mi sono fatto guidare dall'istinto, da tante ore a rivedere il materiale. E poi ogni tanto dire questo ce l'ha già Maria Sole, oppure questo ce l'ha Maria Sole, ma non è niente molto pure. Quindi. No, ma cosa...